Conduci me, Gospodine, da la tua parola, Signore, è verità, consacraci nella verità. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro. Ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, Gesù in questa parabola del Vangelo di stasera ovviamente parla dei rapporti umani. Il brano del Vangelo di stasera porta tre pensieri che vogliono spiegare questo rapporto migliore. Se cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Il fosso non ha la ringhiera, spesso non visibile. Gesù desidera sottolineare ai suoi discepoli che tra di loro deve regnare l'amore e il rispetto. Non può il discepolo mettersi davanti all'altro, di guidarlo, è invitato a servirlo e sacrificarsi per l'altra persona. Deve aiutare l'altro e non essere di suo peso. Un altro detto poiché dice: un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Anche questo desidera dire che male preparati porta il discepolo verso l'inganno, lo insegna male, non lo consiglia, non lo esorta al bene. Ciò che Gesù ha detto ai farisei approfonda i suoi discepoli. E solo Gesù può istruire noi che siamo suoi discepoli. Il discepolo deve guardare sempre il proprio maestro, qui ed è Gesù Cristo. E non deve imporsi come maestro o come leader o come tirano. Discepolo di Gesù deve seguire il proprio discepolo nel servizio, sacrificarsi per il prossimo, per l'uomo, come Gesù con il suo esempio l'ha mostrato. Ricordiamo che ha detto: non sono venuto per essere servito, ma per servire gli altri. Soltanto colui che ha l'occhio limpido può giudicare il fratello. Gesù
Treba najprije izvaditi brvno iz svojega oka, da mogu izvaditi trun iz oka drugoga. Dice ai discepoli che prima devono togliere la trave dal proprio occhio per poter togliere la pagliuzza dell'occhio del fratello. Se saranno superbi come i farisei, presuntuosi di essere cresciuti nelle virtù, considerandosi capaci degli altri, giudicando, condannando, Gesù dice a loro che questo non va bene. In questo modo non andranno lontano. La gente li disprezzerà, li condannerà. Ecco perché Gesù li chiama ipocriti. Con la stessa parola ha condannato i farisei. Opravak, obnova, rinnovamento, cambiamento deve iniziare sempre da se stesso. Non chiedere dall'altro se non sei pronto a farlo da solo. Se l'amore fosse nostro, veramente dentro di noi, il mondo sarebbe diverso. La dignità più grande è amare il proprio prossimo e servire al prossimo è l'amore. Ma quest'amore, senza l'aiuto di Gesù, non si può realizzare l'amore, altrimenti un'utopia, e questa utopia si può realizzare solo con Gesù. E questo sarà realizzato alla fine dei tempi, ma fratelli e sorelle, siamo chiamati già oggi di iniziare a vivere il comandamento d'amore. Non lasciamolo per altri tempi. Znamo komentirati ili obrazložiti. Poslušajmo Isusa već večeras. Budimo ascoltiamo Gesù già stasera. Cerchiamo di essere i suoi buoni discepoli. Esprimiamo a lui le nostre preghiere. Oslobodi nas oče licemjerja i daj da vidimo svoje. Padre, le chiese cristiane sappiano rimanere libere di fronte a ogni potere terreno, preghiamo. Il Papa illuminato dallo Spirito Santo sia un uomo di idee chiare e di fede sicura, preghiamo. I sacerdoti rimangano fedeli alla chiamata di Dio e siano ripieni di ogni grazia di fede e di carità per i fratelli, preghiamo. Il mondo sportivo si liberi dagli interessi materiali e sia palestra di sana competizione, preghiamo. Non abbiamo altri che te, o Padre, dove cercare rifugio in questo giorno. Donaci la forza per trovarci là dove ci è dato di essere un Vangelo vivente. Per Cristo nostro Signore. Amen.